C'è l'esordio stagionale per Genassi nella Sangiovannese, è l'unica novità rispetto all'11 che ha iniziato le gare di campionato e le due di coppa. Dal punto di vista tattico non cambia nulla, il 3-5-2 azzurro resta il marchio di fabbrica di Bonura, cui si contrappone il 4-3-3 di Calori, che qui fu suo compagno di squadra nel 2000-2001 ed è anche ex sulla panchina. È anche la prima del nuovo manto erboso dopo il restyling, che ha portato alla disputa di un incontro in quel di Tavarnelle. La fase di studio dura molto, nonostante una supremazia decisa da parte dei padroni di casa. Il traversone da destra di Pardera, poi al minuto 21, rinnova il taccuino. L'incornata incrociata di Bocci non inquadra il bersaglio. Risponde subito dopo il Trestina con la torre in area di Ferri Marini per l'ex di turno Mencagli. Perfetta l'uscita di Berberini, che guadagna anche punizione oltre a salvare i suoi ai limiti dell'area piccola. I minuti scorrono senza grandi emozioni. Corner di Sabattini, debole il nuovo colpo di testa di Bocci, la cui traiettoria è controllata da Fratti. Ma al terzo tentativo, poi Bocci insacca al vantaggio. Sabattini smista per Bargellini, che è pronto al traversone. Stavolta Fratti è superato dalla traiettoria in scivolata al numero 11, anticipa tutti per l'1-0 ed il suo primo gol in campionato. Inizia la ripresa, Bocci sfugge a Sensi, rotondo, non intercetta l'assist basso dalla linea di fondo. Aumentano gli spazi nella retroguardia bianconera. Dopo lo show in slalom di Sabattini, la palla è per Della Spoletina, che spara addosso all'estremo ospite, un pallone piuttosto semplice da massimizzare nel raddoppio. Sulla respinta poi il diagonale finale è firmato da Bargellini, Fratti neutralizza a terra. Il risultato resta in bilico anche a metà frazione, quando il rasoterra di Sabattini ed è bloccato in due tempi sempre da Fratti. L'inerzia è sempre però per il Marzocco. Cambia fronte Gianassi per Pertica, da poco entrato, che di prima intenzione carica troppo la conclusione. Nello stesso minuto, imbucata esemplare per Bocci da parte di Sabattini, ancora una volta murato dal portiere umbro. Così attenzione da parte opposta al corner del Trestina. Giuliani svetta su tutti, il tentativo è troppo debole e centrale per impensierire Barberini. La situazione però fa prendere coraggio agli ospiti. Altro subentrato è Nuti, che col destro trova solo il fondo del campo. Anche il portiere azzurro strappa applausi al minuto numero 38, come il dirimpettaio quando vola a deviare in angolo il piazzato a mezza altezza di De Souza dopo una pregevole percussione centrale personale. All'ultimo però dei 6 minuti di recupero, il direttore assegna il penalty al Trestina per questo intervento di Lorenzoni su Ferri Marini. Inutili le proteste del Marzocco, sul dischetto Mencagli non sbaglia e fa 1-1. Non c'è nemmeno il tempo di ribattere dal centro.